Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, ca siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giucce presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, questa domenica è una domenica particolare, è l'ultima del tempo pasquale, la settima, e domenica prossima entriamo nel clou della missione terrena di Gesù, la sua ascensione, il suo ritorno al cielo e poi domenica l'altra, la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti insieme nel cenacolo e la Madonna che stava vicino a loro. Speriamo davvero di concludere questo tempo pasquale nel migliore dei modi e dato che non possiamo contare sulle nostre forze, contiamo anche sull'amicizia che abbiamo con alcuni nostri amici che sono già in cielo. Oggi, il 26 di maggio, è un giorno particolare, la memoria di un grande amico di Gesù risorto, San Filippo Neri, che addirittura raccontano ha avuto delle esperienze mistiche straordinarie, lo hanno visto, un globo di fuoco entrare nella sua bocca e andare ad ingrossare il cuore. Si racconta che chi si avvicinava a San Filippo Neri sentisse il calore, era talmente santo che doveva fare di tutto per mitigare la sua santità, si distraeva anche quando celebrava perché era facile che andava in estasi, si scioglieva in lacrime, magari la messa durava un sacco di tempo, ecco, perché il Signore ogni tanto ci viene incontro mostrandosi attraverso qualcuno di noi che gli dà lo spazio, gli dà l'assenso, gli dà il suo sì, gli dà il suo eccomi. Allora speriamo che ci possiamo rinnovare. Allora iniziamo come facciamo sempre con Papa Francesco, che è un uomo particolare. Ecco, ce ne fossero uomini come Giorgio Mario Bergoglio. Ascoltiamo. Dice Gesù: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona a voi le vostre colpe. Come non riconoscere in questa espressione l'assonanza con il Padre nostro? E gli esempi potrebbero essere numerosi, anche per noi. Negli scritti di San Paolo non troviamo il testo del Padre nostro, ma la sua presenza emerge in quella sintesi stupenda dove l'invocazione del cristiano si condensa in una sola parola, Abba, Papà. Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richiesta dei discepoli che, vedendolo spesso appartarsi e immergersi in preghiera, un giorno si decidono a chiedergli: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli. E allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre. Stavo pensando mentre ascoltavo Papa Francesco la diversità anche della voce, del tono di voce, dell'espressione. Penso che conoscete la voce di Paolo VI, una voce veramente particolare, con un'austerità, poi anche la voce, quella di Giovanni Paolo I, che è durato 28 giorni, era pure particolare. Poi c'è stato Giovanni Paolo II, anche un timbro di voce. Invece Papa Francesco fa impressione per questa sua semplicità e autenticità, quando dice Abba, Abba, Papà. Ecco, questa familiarità con Dio, è questo che dobbiamo desiderare, amici miei,
diventare familiari dei santi e concittadini di Dio. Questo è l'essenza del nostro essere cristiani. E il Papa ha concluso proprio la catechesi sul Padre nostro, che è l'essenza del nostro essere cristiani. Seguiamolo. Ma non dimentichiamo questo. Il protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo. Noi non potremmo mai pregare senza la forza dello Spirito Santo. È Lui che prega in noi e ci muove a pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa la vera preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi che siamo discepoli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo per il battesimo. Lo Spirito ci fa pregare nel solco che Gesù ha scavato per noi. Questo è il mistero della preghiera cristiana. Per grazia siamo attratti in quel dialogo di amore della Santissima Trinità. Gesù pregava così. Qualche volta ha usato espressioni che sono sicuramente molto lontane dal testo del Padre nostro. Pensiamo alle parole iniziali del Salmo 22 che Gesù pronuncia sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Può il Padre celeste abbandonare il suo figlio? No, certamente. Eppure l'amore per noi peccatori ha portato Gesù fino a questo punto, fino a sperimentare l'abbandono di Dio, la lontananza, perché ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Questo è il punto più alto e più, nello stesso tempo, più profondo e più misterioso del nostro essere cristiani. Questo abbassamento, questo annichilimento di Dio per salvarci. Ecco, Dio si è fatto come noi per farci come Lui e farci diventare come Lui stando al nostro fianco. Noi, carissimi amici, assimiliamo, io c'ho lo spirito di mia mamma, di mio papà, dei miei zii, delle persone che hanno curato la mia formazione, alcuni in particolare, ma questo spirito che noi riceviamo è uno spirito umano, pure Gesù aveva lo spirito di sua mamma, del suo papà, perché San Giuseppe è stato suo papà veramente. Veramente un padre umano, lo ha accompagnato, lo ha custodito, lo ha introdotto nella realtà, ma aveva questo rapporto con il Padre Eterno, perché sia il papà che la mamma lo hanno introdotto in questo rapporto. E quindi Gesù ha lo Spirito di Dio perché è il figlio di Dio. Allora, se stiamo con Lui o con coloro che sono stati con Lui, ecco, questa è la tradizione della Chiesa, e dobbiamo stare attenti anche nella Chiesa, perché ci sono derive, deviazioni che non sono legate in modo giusto con la vera vite che è Gesù Cristo. E qua è tutto un campo che non lo affrontiamo perché è complessissimo. Allora, seguiamo Papa Francesco. Ma anche nel grido angosciato rimane il Dio mio, in quel mio c'è il nucleo della relazione col Padre, c'è il nucleo della fede e della preghiera. Ecco perché a partire da questo nucleo un cristiano può pregare in ogni situazione, può assumere tutte le preghiere della Bibbia, dei Salmi, specialmente, ma può pregare anche con tante espressioni che in millenni di storia sono sgorgate dal cuore degli uomini. E al Padre non cessiamo mai di raccontare dei nostri fratelli e sorelle in umanità, perché nessuno di loro, i poveri specialmente, rimanga senza una consolazione e una porzione di amore. La preghiera, ecco, questo dialogo continuo, questa relazione continua, no? Nella sigla d'apertura del nostro incontro c'è la strofa che lo dice chiaramente: qual è il nostro handicap, no? È questa mancanza di coscienza. Perdiamo la coscienza, noi ne scordiamo
troppo facilmente, continuamente, che se siamo al mondo, se stiamo qui ora, è qualcun altro che l'ha voluto. Io non ho scelto niente, non ho scelto mamma, papà, nazione, città, paese, sesso, conformazione fisica, no, no, non scegliamo niente, amici miei. Nessuno viene al mondo per sua scelta, né questione di buona volontà, né per meriti si nasce e né per colpa si soffre. Non è un peccato che poi si sconderà, ognuno vive come... Però la coscienza, noi dimentichiamo troppo facilmente che siamo nati senza fare domanda. E di tutte le cose che ne siamo pieni, quando morimo, non ne portiamo niente, ne portiamo solamente un bene che abbiamo potuto fare. Avemo sempre la puzza sotto un naso, perché dobbiamo atteggiarci, ecco, dobbiamo nascondere la nostra pochezza, la nostra povertà, con magari i titoli, le cose che sappiamo fare. Abbiamo sempre la puzza sotto un naso, facciamo a gara a chi nello più spirito, ne facciamo tanti granizzosi, ma poi stringe stringe, chi ci capisce qualcosa? Siamo tutti ciucci e presuntuosi. Ecco, la cosa più triste è di sentire sti benedetti politici nostri, di tutte le risme, e che parroca ci capisce, invece non c'hanno quello, non trasmettono quel senso di umiltà e di desiderio di imparare e di collaborare insieme per migliorare sta benedetta qualità della vita. Oggi è giorno di votazione, votiamo e votiamo con coscienza, ma con un po' di tristezza, perché ci manca questo guizzo di sincerità, di autenticità. Poi la politica è una cosa veramente che è importante, però è fatta veramente con i piedi tante volte. Allora, conclusione di Papa Francesco. Al termine di questa catechesi possiamo ripetere quella preghiera di Gesù: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Per pregare dobbiamo farci piccoli, perché lo Spirito Santo venga in noi e sia Lui a guidarci nella preghiera. Grazie. E adesso tre saluti del Papa. Il primo, un pugno nello stomaco. Una suora che faceva tanto, tanto bene è stata decapitata. Sentiamo il pensiero di Papa Francesco in Africa. Vorrei ricordare con voi oggi Suor Ines Nieves Sancho, di 77 anni, educatrice delle ragazze povere da decenni, uccisa barbaramente in Centrafrica, proprio nel locale dove insegnava a cucire alle ragazze. Una donna in più che dà la vita per Gesù nel servizio dei poveri. Preghiamo insieme. Noi preghiamo lei, Suor Ines, cara, adesso che sei martire in paradiso. In paradiso ti accompagnano gli angeli, al tuo arrivo ti acclamino i martiri. Ecco, prega per noi che siamo dei poveracci, dei pusillanimi. Un pensiero e un saluto sia alla Madonna, ma alla Madonna di Shesan dei cinesi. Sentiamo Papa Francesco. Venerdì prossimo, 24 maggio, celebreremo la festa della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, particolarmente venerata in Cina, al santuario di Nostra Signora di Shesan, presso Shanghai. Tale felice occasione mi permette di esprimere speciale vicinanza e affetto a tutti i cattolici in Cina, i quali tra quotidiane fatiche e prove continuano a credere, a sperare e amare. Cari fedeli in Cina, la nostra Mamma del Cielo vi aiuti tutti ad essere testimoni di carità e di fraternità, mantenendovi sempre uniti nella comunione della Chiesa universale. I cinesi sono oltre 2 miliardi, ci sono tanti nostri amici pure in Cina, missionari, c'è una presenza
cristiana cattolica, ma è minima, ma è in grande espansione, quindi speriamo davvero e sosteniamoli con la nostra preghiera. È l'ultimo saluto del Papa, ecco, nella Chiesa come nel mondo ci sono tanti uomini che fanno tanto bene, e tanti alberi buoni che crescono senza fare rumore. Allora il Papa mercoledì ha salutato un cardinale che è da 70 anni prete, cioè ha festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Sentiamo. Anche vorrei salutare il cardinale Falcao, arcivescovo emerito di Brasilia, che sta festeggiando il 70° di ordinazione sacerdotale. Bel esempio. Grazie, Eminenza, per la sua testimonianza. Che bello, eh? Allora, carissimi amici, la preghiera di questa domenica ultima di Pasqua ci fa chiedere a Dio, che può far tutto, è onnipotente. Ecco, nei giorni scorsi abbiamo festeggiato Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Santa Rita è impressionante perché è stata data moglie, come si usava a quei tempi, così, dalla famiglia, dai genitori che non hanno voluto che diventasse suora, e quindi lei è stata costretta a sposarsi addirittura con un uomo un po' nervastenico, violento, che poi è stato ammazzato. Ha avuto due figli, e questi due figli, che erano piccolini quando hanno ammazzato il marito, volevano vendicare il padre, e Santa Rita si è rivolta a Gesù, ha detto: Gesù, ti prego, fa che i miei figli non diventino assassini, che non vendicano il papà. Se casomai non puoi fare altro, prenditeli. E i due figli sono morti, i due figli di Santa Rita, e poi Santa Rita realizza il desiderio che aveva da giovane. Quindi i desideri buoni che ognuno di noi ha, prima o poi si realizzeranno nei tempi e nei modi che vuole Dio, non che vogliamo noi. E quindi Dio onnipotente, ecco, i santi sono i nostri fratelli e sorelle che hanno creduto in Dio onnipotente, che Dio può far tutto. Fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia. Ecco, la letizia in questi tempi c'è, perché anche nonostante la primavera che non abbiamo avuto, ma la campagna va. Gli alberi sono verdi, i fiori ci sono, perché c'è questa potenza che sta emergendo. Speriamo che emerga la potenza umana, la nostra somiglianza con Dio si rinnovi, perché ognuno di noi possa diventare più bello, possa rinverdire, rinfrescarsi, rinnovarsi. Ecco, questi giorni di letizia in onore di Cristo risorto, per testimoniare con le opere, nelle opere, il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Ecco, e oggi viene letto questo Vangelo in tutte le chiese. Gesù che dice ai suoi discepoli, ecco, ai discepoli che stavano con lui, quindi lo conoscevano, erano in contatto, perché se non c'è la conoscenza, amici miei, non ci può essere l'amore. Quindi voi che state con me mi conoscete, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi, io e il Padre e lo Spirito Santo, prenderemo dimora presso di lui. Io nella nostra chiesa parrocchiale al lago sopra Mantea avevamo esposto il crocifisso nel tempo di Quaresima con l'Addolorata. Ecco, la notte di Pasqua ho fatto mettere Padre Pio al posto di Gesù crocifisso e dell'Addolorata a fianco dell'altare, vicino alla navata. Ecco, perché Padre Pio, come i santi, sono questi nostri fratelli e sorelle che permettono a Dio di abitare in loro, e Dio in loro fa cose meravigliose. Questo dobbiamo desiderarlo ognuno di noi, perché guardate qua, è una pazzia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Il nostro peccato, il peccato che ci portiamo addosso tutti quanti, qual è? Che poi è il peccato che ci salva.
Dio ci perdona, è l'ignoranza, siamo dei perfetti ignoranti. Mi viene in mente Adriano Celentano che giustamente si è definito il re degli ignoranti. Natuzza dice, non sogno niente, ma se permettiamo a Dio di abitare in noi, ognuno di noi può fare cose belle per il bene suo, ma soprattutto per il bene dei fratelli. Chi non mi ama, quindi chi non mi conosce, chi non sente questo mio amore, non osserva le mie parole. È inutile che uno gli dica fai, fai, che fai, se uno non conosce l'amore di Gesù. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Gesù non è San Giuseppe il Padre che lo ha mandato nel mondo a Gesù, amici miei. Io credo che ci sono parecchie persone che pensano che Gesù è un uomo. Gesù non è solo uomo, è uomo. Il mistero di Cristo è uomo e Dio, perché è il Figlio di Dio. È stato concepito per opera dello Spirito Santo. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, domenica prossima l'ascensione, ma il Paraclito, il Consolatore, lo Spirito Santo, perché c'è tanto male, c'è tanto peccato nel mondo, abbiamo bisogno di essere consolati, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Noi dobbiamo custodire le parole di Gesù, ecco il Vangelo. Vi ricordate quando Papa Francesco ha insistito tanto, sempre, per avere il Vangelo sempre appreso? Perché dobbiamo familiarizzare con quello che questo Gesù di Nazareth ha detto, ma soprattutto ha fatto, e custodirlo, perché piano piano, se stiamo davanti alla parola del Vangelo, ecco, ci si possono aprire gli occhi e credere che Gesù è davvero il Figlio di Dio. E guardate poi la conclusione stupenda, quello, il bisogno più grande che abbiamo tutti. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Lo dicevamo prima, tutte ste polemiche acide. La polemica può essere anche costruttiva, ma quando c'è il rispetto di chi non la pensa come me, da quando c'è la ricerca veramente della verità e non dei propri interessi, la pace. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore, quanto turbamento, quanto timore anche per i nostri fratelli che ci chiedono aiuto. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, se mi conosceste, vi rallegrereste. Se avete il muso lungo, è perché non mi conoscete e non mi amate. Chi non ha la letizia, non ha un po' di conoscenza dell'amore di Dio. Io vado al Padre perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Allora, carissimi amici, concludiamo le domeniche di Pasqua. Domenica prossima celebreremo la solennità dell'Ascensione, domenica l'altra, domenica il 2 giugno, poi domenica 9 giugno la Pentecoste. Ecco, speriamo davvero di poter essere rinnovati, ma perché questo accada dobbiamo tentare, cercare di stare con Gesù, sia nella preghiera che sia nella vita. E se ci proviamo, tentiamo, ci rendiamo conto di quanto siamo deboli e di quanti siamo fragili, quindi non ci facciamo meraviglia né di Giuda che ha tradito Gesù e né di Pietro che lo ha rinnegato. La differenza è che Giuda, nello sconforto, si è andato ad impiccare nella coscienza della e San Pietro invece con grande amarezza ha aspettato e ha ricevuto il dono dello Spirito Santo, la remissione dei peccati. Questo deve accadere e riaccadere ogni giorno, ogni ora, ogni istante della nostra vita. Allora io lo auguro a me, anzitutto, perché ne ho tanto bisogno, perché io sono cristiano, prete, per bisogno, perché ho bisogno di Dio e ho bisogno di sentirmi amato e ho bisogno di sentire, di essere certo che la mia vita è fatta per continuare per l'eternità e non finisce. Allora,
spero e penso che pure voi abbiate questo stesso desiderio. Perciò vi auguro davvero una bella domenica e arrivederci alla prossima, che sarà la domenica dell'Ascensione di nostro Signore Gesù alla destra del Padre. Ciao! Simo tutti su tu stesso gira, simo tutti su tu stesso sole, simo tutti su ta stessa luna e simo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo tini, quando morimo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti canni su.